Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. La fine del tretto lascia sul posto Lupi, il suo tiro però è a lato. Ancora il Venezia con De Franceschi che dopo una lunga volata tira, è bravo però Rampulla a deviare in angolo. Poi è Valtolina lanciato da Marangone, il tiro è parato. La Juve si fa pericolosa con il giovane Rigoni, il suo tiro esce. Ancora tuta per Valtolina che conclude debolmente. Poi è Blanchard che tenta la staffilata da lontano, ci arriva Bandieri. Al 42esimo del secondo tempo il gol del Venezia. Dribbling bruciante di Valtolina, cross per tuta che di testa mette dentro la palla dell'1-0. Un minuto esatto e Gian Domenico atterra Tudor in area, per l'arbitro è rigore. Fonseca pareggia il conto. Nel primo minuto di recupero tuta va giù in area, ma per l'arbitro stavolta è tutto regolare. E si va così ai supplementari, nel primo non succede praticamente nulla, solo al 15esimo una gran punizione di Fonseca che colpisce la traversa. Il secondo tempo supplementare invece si apre con questo dribbling di Valtolina che viene atterrato da Montero. Secondo rigore, tira Ruppi e il Venezia si porta sul 2-1. Passano esattamente due minuti e Ferrara, schierato come ala sinistra, colpisce alla perfezione dal limite e batte Bandieri. È il 2-2 definitivo. C'è ancora tempo però per l'espulsione di Davids che lascia la sua squadra in 10 negli ultimi 9 minuti. E anche per questa grande occasione del Venezia, ma il tiro di Brioschi esce di pochissimo e con lui anche le speranze dei lagunari.